veramente, insomma, ci stai arricchendo. Io voglio ricordare sempre a proposito di Pietro Gargano, grande giornalista e cultore della canzone napoletana, che Sì. tu se fai anche parte della sua enciclopedia della canzone napoletana Sì. di Pietro Gargano, giusto? Sì, ma io ho qui un po' di... perché di Chiarazzo Mi potremmo devi parlare... fammi vedere qualcosa di bello, esempio, vedi, io ho un Sorrisi e Canzoni del 1954, Eccolo qui, bellissimo. secondo Festival di Napoli, vinto da Achille Togliani, ma Sì. non è tanto del festival che voglio parlare. Già nel 54 c'erano dei testi di Alfonso Chiarazzo in italiano trascritti sul Sorrisi e Canzoni. Veramente un Ad grande esempio, bello. c'era una vecchia rivista che adesso non c'è più, all'epoca costava 100 lire. Questo quanto costava Sorrisi e Canzoni? 50 lire. C'era questa rivista Eldorado, con la grande Maria Callas in Mamma mia, vero. copertina, e praticamente riportava delle canzoni, addirittura riportava il testo e la musica. E Straordinario. questa canzone, sempre in italiano, Autunno, non farmi male, è di Arnaldo Vigevani, un maestro dell'epoca, e Alfonso Chiarazzo non si firmava come Alfonso Chiarazzo alla SIAE. Minoteri, lo hai letto? Si firmava come Minoteri con uno pseudonimo. Perché Gino voi? Non Questi lo so perché io ho capito il perché, perché lui stava in polizia. Ah, è giusto, l'ho E letto, insomma. allora, evidentemente, considerato è stato in polizia fino al 1960, quando chiaramente ha incominciato a darsi alla canzone, perché dobbiamo dire che Alfonso Chiarazzo nasce come poeta di poesie. E infatti all'interno del libro io vi ho messo una poesia molto bella, Giostra, Giostra, sì, che l'ho letto. poi in effetti è la giostra della vita. In Certo. sintesi, a Giostra, che Alfonso Chiarazzo partecipa a un concorso a Benevento, un concorso indetto per poesie non specificamente in italiano, ma era ovvio che si trattasse di poesie in italiano. Alfonso Chiarazzo invece la presenta in napoletano. Ora, ovviamente, la giuria si trova in imbarazzo perché, essendo una poesia molto bella e avendola presentata in dialetto, ovviamente dice: che dobbiamo fare? Certo. A un certo punto dicono: ok, chiamiamo l'autore di questa poesia, lo facciamo declamare questa poesia e gli diamo una pergamena con menzione speciale perché è fuori concorso. E hanno salvato capre e capoli. Però in quella circostanza Alfonso Chiarazzo ha il piacere di conoscere un maestro, che un grosso fisarmonicista del periodo, che praticamente era in orchestra. E quando ha sentito questa poesia, questo fisarmonicista è scoppiato a piangere. Sono dei passaggi molto belli che mi ha raccontato. E parliamo ovviamente di questo fisarmonicista, grosso musicista dell'epoca, che poi ha scritto delle canzoni importantissime, tipo per esempio Lasciami cantare una canzone, Il Certo. pericolo numero uno, la donna. E Quindi tante comunque di altre. persone che ovviamente certo ne capivano e lo apprezzavano come artista. Gino, io veramente ritengo che, perché credo che sia una delle uniche biografie, voglio dire, se non la prima, no? Giusto, che riporta comunque tutto l'iter artistico e a tratti anche privato, come abbiamo saputo che era un ex poliziotto e quant'altro di Alfonso
Roberto Chiarazzo. Quindi questo è una bella cosa perché ci hai dato un momento di storia che rimane. Peccato sia capitato in un momento particolare che viviamo tutti quanti noi per poterlo presentare veramente al pubblico Io sì, degnamente. voglio sottolineare anche questo, che questo libro è già uscito, che Alfonso Chiarazzo, eccolo qui, lo facciamo vedere per bene, l'ultimo poeta romantico, e eccolo là, ce l'abbiamo in due, lo facciamo vedere alla grande proprio, e voglio dire che questa è la prima intervista che tu dedichi a questo libro, non perché insomma vogliamo fare quelli là grandi che lo stiamo dicendo per primo, lo voglio sottolineare perché appunto in questo periodo è stato un periodo particolare, dove ovviamente tu non hai potuto ancora presentarlo a causa di No, una. purtroppo no. E non si sa quando lo potremo presentare perché per le distanze sociali, ovviamente. Però faremo in modo da presentarlo. Sì, no, io adesso, visto che stiamo dicendo questa cosa, chi ascolta questa intervista magari vuole comprarlo, vuole leggerlo, come può fare? Anche se non è stato ancora, diciamo, presentato poi ufficialmente, però comunque il libro già è uscito. Quindi, per chi magari sente questa intervista e vuole questo libro, come, dove lo può trovare? Come può fare? Allora, il libro è edito dall'edizione Pagine, è un editore romano. Sinceramente non saprei attualmente, perché mi è stato da poco consegnato, non saprei il circuito, diciamo, librario che attualmente, ma sicuramente basta chiedere nelle librerie, insomma, Lo ordinano e quindi magari gli arriva. qualsiasi tipo di libreria, secondo me, dovrebbero averlo. In attesa che ovviamente possiamo presentarlo pubblicamente. Sì, diciamo che ipoteticamente, se tutto fosse tranquillo con questa pandemia, sicuramente lo presenteremmo al centro di Napoli mi auguro, con tutti gli artisti che hanno cantato Alfonso Chiarazzo, almeno quelli che ancora, grazie a Dio, sono esistenti. Gino, ma ti faccio una domanda un po' particolare, perché entriamo anche un poco, diciamo, in questa amicizia che tu avevi con Alfonso Chiarazzo. Ma Alfonso Chiarazzo ti ha mai confidato, ad esempio, chi quando cantava una sua canzone, chi a lui piaceva proprio, diceva che la canzone mia la sta cantando Tizio, la sta cantando Caio? Era più legato, ad esempio, ad una voce maschile, femminile, ad un artista rispetto. Non perché ovviamente le canzoni e gli artisti sono tutti figli e genitori, quindi si vogliono bene a tutti. Però, sai, a No, volte sì, c'è capisco. sempre preferito o la preferita. No, devo dire che ad esempio Cente Catene e Frevi Gelusia, quando ne abbiamo parlato, lui ha preferito per un motivo la versione di Merola, per l'altro quella della Paris. Dice due artisti che, seppure diversi l'uno dall'altro, e anche per essere maschio e femmina, Certo. ma pur essendo diversi, ma che si sono come se fossero tutt'uno. Ognuno di loro ha messo la giusta passionalità nella canzone. E, come ad esempio, per esempio, amava moltissimo Mario Abate, Grande artista Maria Bà. ha cantato diverse canzoni di Mario Abate. Per esempio, l'ultima canzone di Chiarazzo, se non erro, mi pare che era Innamorata Buciarda. Innamorata Buciarda, per esempio, ottiene un successo notevolissimo in teatro, al festival, perché non lo dico io, lo dicono, e poi l'ho sentito nel senso che ho visto il filmato dell'epoca della Rai. Mario Abate che
dopo aver cantato Innamorata Bugiarda, ottiene non so quanti minuti di applausi, proprio perché è una canzone molto particolare. E era molto legato, diciamo, a Mario Abate, perché, ma non solo a Mario Abate, a diverse famiglie, l'ho detto pure nel Sì, libro. mi Lui hanno amava, proprio. anche se qualcuno si è dimenticato poi negli ultimi tempi di Alfonso Chiarazzo, lui questo lo ha sofferto, devo dire la verità, perché avrebbe voluto. Non tanto avere le persone intorno, per come diceva che io, nonostante ci conoscessimo mi conoscesse da ragazzo, io negli ultimi tempi gli sono stato vicino, l'ho aiutato, insomma, dice, tu non mi hai mai chiesto niente, eppure mi sono trovato a te negli ultimi tempi. Quando veramente avevo bisogno di avere qualcuno vicino, qualcuno che io ho fatto veramente del bene, li ho fatti diventare qualcuno e non sono rimasti accanto a me neanche con una telefonata come sei rimasto tu. Questo lo devo dire proprio a voce alta, perché chi deve sentire il peso di non aver fatto neanche una telefonata negli ultimi tempi ad Alfonso Chiarazzo, che non lo meritava. Devo dire che tu mi hai emozionato due volte stasera, perché io avevo un'intervista in sospeso con il maestro Chiarazzo, in quanto, insomma, ovviamente per la sua tanta età, giustamente, insomma, a volte abbiamo dovuto un po' rimandare, e purtroppo rimandando, insomma, non è potuta più avvenire questa intervista, ti dico la verità. Quindi questa sera mi ha fatto piacere ricordarlo per due motivi. Uno, perché io avevo due interviste in sospeso, la dico pubblicamente, una ad Alfonso Chiarazzo ed un'altra ad Enzo Cannavale, che purtroppo, insomma, non ho potuto riuscire a realizzarle. Quindi stasera mi fa piacere, però, ecco, di aver, attraverso il tuo libro, aver potuto parlare di Alfonso Chiarazzo e della bella musica classica napoletana, perché poi comunque fa parte ormai della classica napoletana. Sì, oltretutto una cosa, diciamo, importante la dobbiamo dire, che quasi tutte le canzoni di Alfonso Chiarazzo si prestavano per il teatro, per la sceneggiata, e di Alfonso Chiarazzo ne sono state ben 7-8 sceneggiate di sue canzoni. Scende Catene, Malufiglia, Frevi Gelosia, ultima in ordine di tempo fatta da Peppino Brio con Lucia Catena, una delle ultime. Anzi, io c'ho proprio qua a casa delle locandine dell'epoca, anzi, Se colgo ce l'hai, l'occasione a questo perché punto mi siamo sposto. curiosi, vi Un rubiamo altri attimo, 2 minuti. Se ce l'hai, fai ecco vedere. qua. Guarda. Ah, ce l'hai proprio Vede? qua, ce l'hai. Malufiglio, Vediamo se. eh? Bellissimo. Malufiglia. Non so se si vede Sì, tutta. riusciamo a leggere. Sì, leggo Ah, ecco perfettamente. qua, Malufiglio, sì, adesso la vedo. Sì. E poi c'è pure Scende Catena, ma c'ho altro ancora da mettere a posto. Io vorrei delle tue conclusioni finali adesso su questo meraviglioso libro, e quello che ovviamente ti ha portato, come dire, a voler raccontare poi, e che vuoi ovviamente dare alla gente che leggerà questo libro. Ma io nell'avere scritto questo libro vorrei dare, ho voluto dare proprio il senso di conoscenza della persona della quale stiamo parlando, cioè di Alfonso Chiarazzo, che tante volte sembrava burbero. Ma era un burbero buono, perché bastava fargli capire delle cose, ad esempio, e questo
devo dire, sono veramente orgoglioso di questa cosa, perché il figlio mi disse: io non ho capito tu come hai fatto, perché mio padre ha sempre avuto quel suo caratteraccio, ma quando sente te, quando sa che devi venire tu a casa a trovarlo, eccetera, eccetera, ma diventa buonissimo. Lo diceva il figlio, dice Certo. poi molte volte mi dice no, ma Gino però mi ha detto, dice tu sei stato capace di rabbonirlo, cosa che diciamo in precedenza non era così. Vabbè, diciamo che probabilmente anche lui aveva cambiato certi atteggiamenti. Magari, voglio sperare, insomma, non è solo, ma per il semplice fatto che evidentemente io sono abituato a dire la verità, ma sempre la dico la verità. Ad esempio, mi telefonava molte volte dopo aver scritto un testo, mi telefonava la sera perché mentre io rincasavo, dire Gino, mi sono dimenticato di dirti questo, ma poi ho pensato questo. Che dici? Se invece di scrivere, ad esempio, lo tengo proprio qua, c'ho proprio il testo di eccola qua, Nunzi tu. Ecco, proprio quel testo che parlavamo prima. A un Certo. certo punto, l'ultimo rigo della seconda strofa dice: Na lacrima co vienta asciutta e va. E poi mi dice: però io mi è venuto, volessi scrivere, un suon che non dice la verità. A che io dico: a po', però, secondo me, poi ovviamente il testo è tuo, sai tu quello che vuoi. Io credo che sarebbe più bello il primo testo anziché il secondo. Certo. E lui dice: ecco, io perciò te l'ho chiesto, perché tu riesci a leggere fra le righe quello che io non riesco. Perché tu, quando mi dici una cosa, io sono attento a quello che dici e poi mi soffermo su quello che tu hai detto, e alla fine finiva per fare quello che gli avevo consigliato io, tra le altre cose, e che vuol dire che mi teneva veramente in considerazione. Grande considerazione, certo, perché per modificare comunque, Questo per lasciare. che veramente mi porto dentro, devo dire la verità, perché, ripeto, Chiarazzo non era facile. Chi lo ha conosciuto sa benissimo che era persona veramente complicata. Ringrazio veramente di cuore della tua disponibilità, ma soprattutto per averci fatto pervenire questo magnifico reperto che nella mia biblioteca mancava e oggi c'è. E quindi questa è una bella cosa, che fa parte della storia di Napoli, credo che Ma dovrebbe stare nella casa di tutti i napoletani, in primis e poi in quella di tutto il mondo. sono io che ringrazio te perché oltretutto mi pregio dire che ho cercato semplicemente di portare alla luce l'intimo di Chiarazzo e ho cercato in verità anche di dire tutto ciò che di veritiero fosse possibile perché tanto scrivere cose belle, insomma, tutti quanti, se vogliamo, scriviamo una bella lettera, insomma. Io non ho voluto solo cercare di scrivere belle cose, ho scritto la verità, sia essa bella che brutta, ho semplicemente, detto la verità. E infatti, l'ultima verità di Chiarazzo che voglio dire è una bella testimonianza, perché ne ho fatto un capitolo, anche se una pagina, l'ultima considerazione terrena fra allievo e maestro. Io un giorno mi sono trovato, ed era di venerdì, andai a trovare Chiarazzo. Vado là, a parte è stato molto carino perché nello scrivere la biografia io gli facevo di volta in volta sentire qualche capitolo, due per l'esattezza, ne ha sentiti. Poi al primo mi ha quasi dato ascolto molto, molto, diciamo,
così, tanto per ascoltarmi. Al secondo pensava quasi che pensasse a qualche altra cosa. Mi guarda e fa: ma come vuoi fare sentire? Io so che la che tu scriva. Tu non mi fai scrivere, non mi fai sentire niente, perché io sono sicuro di quello che tu scrivi. Però mi fa una cortesia, visto che negli ultimi tempi c'era un badante che badava a lui, che si chiama Peppino, dice: inserisci nel libro pure a Peppino, se lo merita. Guarda, ci ha tenuto a mettere questo Peppino Danna, nome e cognome. Dice: inserisci pure a Peppino, perché sì, overga e nusca stambrella, però se lo merita, perché amorevolmente. E infatti io ho scritto l'amorevole collaborazione e ho messo Peppino Danna. Ma ho detto questo per concludere dicendo che Peppino Danna, quando mi sono presentato il venerdì, dice: Gino, secondo me il maestro non ti riconosce, perché sono 2 o 3 giorni che non riconosce nessuno. Stava nel letto, allertato ormai, teneva solo la testa che non funzionava più nulla. Dice: io sono convinto che adesso non riconosce neppure te, perché sono 3 o 4 giorni, neanche un figlio, eccetera. Io vado nella camera da letto, lo chiamo, Alfo, allora, e mi fa 4 chiacchiere. Lui mi guarda e fa: ah, tu sei venuto finalmente. Peppino, che era presente, dice: vabbè, forse l'ha pigliata qualcuno, però tu sei venuto finalmente. Niente meno che manca gli auguri di Natale, mirata. Alfo, dico io, ma come ti ha girato gli auguri di Natale? Io ho chiamato Peppino, tu stavi dormendo. Ho chiamato tuo figlio. Lui mi guarda e fa: Gino, sto scherzando, usaccio, ma l'hanno ritto. Sì, Enrico. Peppino Danna è rimasto, dice: possibile, quello non riconosceva nessuno. Io però devo dire la verità, quel giorno ci siamo messi a parlare, non so come, siamo scivolati sul discorso della morte, e lui, facendo tutta una sua, con filosofia, una situazione sulla morte, a un certo punto, concludo io e lui. Abbiamo avuto lo stesso pensiero e infatti l'ho trascritta proprio. A morte, dice, in sintesi, ma a morte non serve a niente. L'hai letta, no? Sì, Perché l'ho letto. chiaramente dice: se fosse servita a qualcuno, questo qualcuno si poteva scegliere la morte. Allora a morte non serve. Non serve a niente, però l'ho letto. E praticamente io nell'uscire e salutarlo arrivo a casa. E dico a Ivonne, mia moglie, dico: secondo me in questi giorni riceveremo qualche telefonata, perché nell'uscirmene ho visto chiarazzo che secondo me non ce la farà. Questo era il sabato sera, dico bene, non il venerdì, ma il sabato sera. Il lunedì mattina mi chiama il figlio per dirmi alle 10 che Chiarazzo era morto. È stata le ultime parole, l'ultimo colloquio che abbiamo avuto. Gino, io ti ringrazio, abbiamo fatto una bellissima e corposissima intervista che credo che fa bene ai telespettatori della mia redazione, che oggi all'Artista Magazine e tutto il pubblico che ci guarda e ci sostiene, al tuo pubblico che da anni insomma ti segue e ti insegue, e io ti ringrazio e spero che tu presto potrai presentarlo anche dal vivo questo l'ultimo poeta romantico Alfonso Chiarazzo. Lo faremo e chiaramente avrò il piacere di averti alla presentazione. Sicuramente. E credo che comunque noi abbiamo reso una bella testimonianza alla persona di Alfonso Chiarazzo, perché Alfonso Chiarazzo mi ha detto: quando uscirà il libro, tu me lo devi portare nella mia cappella e lo devi mettere sull'altare aperto. E io questo farò. Questa è una bella testimonianza che abbiamo reso e sicuramente dall'alto ne avrà piacere.
Grazie Gino, grazie soprattutto che stai, Grazie a te. sei stato disponibile a farlo, ecco, in prima analisi con noi, e questo mi fa veramente piacere. In un momento particolare abbiamo regalato, credo, un po' di musica, un po' di poesia, un po' di speranza a tutto il nostro pubblico. Grazie a Gino Profenna. Grazie a te e grazie al pubblico che ci segue. Grazie, ciao. Ciao, Grazie. ciao.